Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e bentornato all'ospite di questa sera il professor Giuseppe Mauro, buonasera. ordinario di politica economica all'Università d'Annunzio di Chieti. Buonasera, buonasera professore, buonasera. il professor Mauro è qui perché? Perché c'è la sua ultima pubblicazione che è un libro dal titolo L'Abruzzo, l'Europa e la crescita, saggi ed interventi. È, una, è un racconto praticamente attraverso una serie di articoli, di saggi scritti nel corso di questi anni che parte da lontano. Da quando? Dunque i primi articoli sono quelli intorno agli anni Ottanta. E poi si sviluppa per gli anni 90 fino diciamo, ai nostri giorni e quindi in un certo senso possiamo definirlo come una traccia storica dei principali avvenimenti che hanno accompagnato l'economia dell'Abruzzo. Il primo è datato novembre 1984 e il titolo è veramente interessante perché poi a rileggerlo con il senno di poi, cioè con quello... Di 30 anni dopo, ecco Cassa di risparmio e sviluppo di Pescara. Allora, la Cassa di risparmio di Pescara non c'è più: non la Caripe, nel senso che esiste come nome, ma non, non esiste più come banca autonoma. Ecco, eh, che sviluppo c'è stato? Lei che cosa diceva qui in questo progetto? Eh, io saggio? dicevo che nonostante eh, diciamo così, il ruolo fondamentale ricoperto da questa banca all'interno eh, dell'economia provinciale, allora, ma non dimentichiamo che le casse di risparmio avevano una posizione in tutta la regione di netta prevalenza sulle altre banche, dalla Terx, alla Caripa, alla, eh, alla, alla Carichieti eh, 80 85-84 eravamo nel pieno veramente nel pieno però ecco, nonostante questo diciamo, quest andamento direi estremamente positivo di queste casse io già allora mettevo in risalto eh, problemi inerenti all'efficienza soprattutto alla necessità di essere sempre più vicini ai piccoli clienti e quindi eh, dichiaravo sia pure in maniera indiretta delle difficoltà che questi istituti eh, andavano incontro con i cambiamenti che si stavano profilando a livello nazionale, e infatti subito dopo mi pare che abbiamo avuto la legge Amato no? che sì. ha trasformato le casse in società per azioni e poi abbiamo avuto questo andamento diciamo in quest'ultimo periodo decisamente negativo in un certo senso perché ha prodotto eh, che le banche locali di maggiore spessore, di maggiore ampiezza eh, non avessero più la testa pensante della nostra regione, ma la testa pensante, cioè la proprietà, ormai viene collocata, allocata in altre parti del, della region dell regione dell'Italia. In un'altra regione. L'Abruzzo d'Europa e la crescita, il perché di questo titolo? perché appunto raccoglie una serie di interventi dedicati all'Abruzzo. Eh, direi quasi che eh, questi interventi eh, rappresentano l'andamento trimestrale perché, eh, della regione perché sono in netta armonia con eh, la pubblicazione da parte dell'Istat dei dati sull'occupazione oppure quando si parla dell'esportazione o quando si parla del prodotto interno lordo. L'Europa invece sono, più o meno sono saggi, eh, anche questi scritti quando l'Italia è entrata nell'euro. Eh, quando c'è stato l'allargamento ai paesi ex comunisti e quindi ecco da qui la, la, la... E poi tutti e due hanno avuto problemi in un certo senso, no? perché l'Europa eh, non cresce come dovrebbe. Chi crescere. ne ha avuti di più secondo no, lei? È l'Abruzzo <ride> che ne risente fortissimamente, tant'è vero che anche l'Abruzzo, il suo processo di sviluppo si è praticamente arrestato. Ecco in percentuale chi ne ha avuti di più di... Ma io di credo problemi. che se in una regione... Eh, Credo l'Europa perché l'Europa le aspettative erano molto forti. Ecco. Nel momento in cui noi siamo entrati nel, nell'euro eh, le attese, soprattutto in Italia, erano molto molto, molto positive e ci si aspettava che l'Europa trainasse un grande processo di sviluppo. E invece questo non si è verificato come sappiamo. Oggi possiamo dire che più che di attese eh, si può parlare di illusioni che c'erano allora. Eh? Ma per i dati che noi abbiamo a disposizione direi di sì, tenga presente che poi all'interno eh, di questi dati abbiamo l'Italia che corre meno rispetto alle altre, agli altri paesi europei, quindi è una situazione per quanto ci riguarda decisamente no, non esaltante. A proposito del, dell'Abruzzo, leggo qui un articolo del 22 aprile 2009, il terremoto e l'economia, sì. perché il terremoto, nella tragicità dell'evento, poteva rappresentare anche uno stimolo per, eh, per la ricrescita eh, e la rinascita, soprattutto dell'economia abruzzese, perché all'Aquila lo ricordiamo sempre che c'è il più grande cantiere d'Europa, però. Ecco, eh, io non a caso dico ter il terremoto dell'economia eh, perché l'Aquila rappresenta eh, la capitale, il capoluogo regionale, eh, rappresenta un grande centro burocratico, eh, ma anche di grandi imprese, come nel caso del farmaceutico, e quindi questo ha sconvolto l'economia del della provincia Aquilana. Però poteva diventare eh, ecco, l'economia del terremoto. Cioè, nel senso che eh, se si sviluppava immediatamente un processo di, ristrut di ristrutturazione da un lato e di, eh, diciamo, di eh, ripresa delle attività economiche della ricostruzione, come più volte è stato sottolineato, poteva diventare un volano per tutte le imprese abruzzesi questi ritardi in un certo senso hanno provocato che l'Aquila ancora oggi soffra di problemi connessi alla disoccupazione. Teniamo presente che già allora io sottolineavo il fatto che per rendere il percorso della ricostruzione più rapido occorressero alcuni criteri fondamentali. Uno di questi era la trasparenza no? e il circuito Stato-Regione-L'Aquila-Cittadini molti di queste cose, come sappiamo, non si sono assolutamente verificate. Per colpa di chi, secondo lei? Ma eh, ci sono ritardi a livello nazionale, obiet obiettivamente. Eh, poi c'è stata questa incursione criminale no, di che abbiamo letto in quest'ultimo periodo. Eh, sono Però tutte cose queste che queste incluito... sono cose che uno doveva aspettarsene, no? che quando ci siano eh, possibilità di interventi di questo tipo. Che la longa manus della malavita uh, intervenga, soprattutto certo, certo. di quella organizzata, uno dovrebbe attenderso, dovrebbe poi essere in grado di arginare questa cosa. Certo. Però questa credo pellicola. che la magistratura abbia fatto fino in fondo il suo dovere, no? cercando di bloccarla. E... Adesso pare che la ricostruzione cammini con maggiore rapidità rispetto al passato. Senta, si ricorda quando l'Abruzzo veniva definita la locomotiva? Eh certo, certo, anche questo io, cioè l'Abruzzo aveva, eh, la locomotiva è in particolare è stata fino a metà degli anni 90. L'Abruzzo godeva all'epoca di tre grandi vantaggi rispetto al resto del Mezzogiorno, ecco perché veniva definita la locomotiva del Mezzogiorno. Aveva il vantaggio dell'insediamento di grandi imprese, che a oggi eh, sono quelle che esportano, sono quelle competitive, sono quelle che diffondono cultura manufatturiera e sono quelle come la Sever che leggiamo, no? che Ecco, ha in procinto nuove assunzioni. Frutto soprattutto della cassa del mezzo, per il mezzogiorno. Frutto della cassa del mezzogiorno e degli sgravi contributivi fiscali che all'epoca esistevano. E poi avevamo quel nucleo di piccole imprese no? molto forte che era quello dei distretti industriali, tra cui appunto quella di Teramo che era tra i principali distretti industriali del Mezzogiorno, ma direi anche dell'Italia, per, per la diffusione di, 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 sul territorio di imprese di piccole dimensioni. E, e poi una sorta di impresa collettiva si è creata, e, ecco, adesso lo possiamo pure dire perché c'è stato poi questo rallentamento progressivo, ma... La Valle dell'Eden, coniata eh, da alcuni commentatori giornalistici, era una, obiettivamente corrispondeva al vero, no? Sì, eh, c'erano delle zone particolarmente ricche e fortunate, la Val perfetto, perfetto. era una di queste. Eh. Poi però io non so se più per colpa degli, dei piccoli e medi imprenditori che hanno fatto il passo più lungo della gamba o per colpa del fatto che gli sgravi fiscali sono finiti, la legge per il mezzogiorno non c'è stata più... E poi hanno chiuso tutti e adesso sono arrivati i cinesi. Sì, questo corrisponde al vero. Io aggiungerei a questo tipo di analisi un altro aspetto che in quella fase, non avendo fatto miglioramenti qualitativi sui prodotti, l'aggressione dei paesi low cost, cioè dei paesi come la Cina, è stata... Un... Terribile, nel senso che ha messo, a espulso decine di piccole imprese. Eh, perché erano tutti fasonisti, erano, tutti fasonisti, erano tutti fasonisti, Lavoravano tutti per altri. Certo, eh, certo, eh, certo. Ma non è solo l'Abruzzo il caso, perché anche in Molise c'era un'azienda, un la ITR, che poi ha fatto una filtrazione di se non vado errato, sì. la eh, famiglia Perno. Eh. Eh. E poi l'Alta Moda qui in Abruzzo adesso sta conoscendo. Una, un periodo di crisi, nel senso certo. che la Brioni è andata certo. in mano ai francesi, ai francesi e quindi eh, questo ah, sta condizionando. Fortunatamente però la Val di Sangro ancora ci salva, si nel senso salva che e, e rappresenta un pierlocchiello, possiamo dirlo tranquillamente. Ecco perché io insisto molto nel dire eh, che noi abbiamo oggi in Abruzzo due grandi problemi. Da un lato fare in modo che queste grandi imprese creino indotto. No? Eh, un, arricchiscono il territorio con le lo, imprese locali e dall'altro lato rivisitare i distretti perché eh, ecco, i distretti rappresentano sviluppo endogeno, rappresentano eh, cultura manufatturiera, hanno rappresentato grande sviluppo per il territorio teramano, cioè, ecco, soprattutto in alcuni settori. Eh, penso all'abbigliamento, penso al tessile, penso a pelle a, 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 a e cuoio, dico bene a questo settore, e penso alla meccanica. Ci sono tutti una serie di fioriture di, che potevano essere, eh, oggi possono essere rimesse in, di, in circuito. Lei che è un attento osservatore di, di questi fenomeni, in questo momento qual è la zona dal punto di vista geografico che soffre di più in Abruzzo? Ma secondo me, eh, ecco io eh, distinguerei la regione, noi abbiamo... Eh, questa caratteristica, la regione, io insisto, l'ho scritto pure, insisto nel dire che è una regione in un certo senso duale, perché noi abbiamo due grandi province industriali che ancora oggi hanno questa caratteristica. Mi riferisco a Chieti e a Teramo, e quindi sono. Io. Provincia che esportano anche, certo, Chieti raggiunge l'apice come sappiamo perché ha appunto ha queste grandi imprese. Diciamo che in questo momento Chieti è la locomotiva è della dell Bruxelles. Perfetto, perché riesce a mantenere livelli occupazionali, ad essere presente sui mercati internazionali. E quindi, poi abbiamo due province che sono in un certo senso province terziarie, che sono la provincia di Pescara da un lato e la provincia dell'Aquila dall'altra. Quindi. E, Entrambe le tipo, tutte e due le tipologie, sia quelle industriali che quelle terziarie, hanno sofferto in maniera tremenda i colpi della crisi. In un primo momento eh, la crisi ha colpito soprattutto le grandi imprese che esportavano, invece la seconda crisi finanziaria ha colpito soprattutto le piccole imprese, quindi quelle del terziario che hanno un mercato più ristretto, più ridotto, più domestico. La prima, la, doveva... sì, la, prima, la prima ondata di crisi ha colpito dove era più facile colpire, certo, cioè la grande impresa, certo, certo. e poi la seconda ovviamente, quello che rimaneva. Eh, ci sono dei dati che parlano di una uh, piccola ripresa, di piccoli segnali di sì, sì. ripresa. È proprio così? Sì, in questi giorni per esempio l'Istat ha pubblicato il dato del primo trimestre del prodotto interno lordo eh, dove si registra un miglioramento oh, e quindi la fine della recessione perché il PIL cresce dello 0,3%. Eh, sono oh, fattori soprattutto esterni che stanno conducendo questa ripresa il primo fattore esterno non vedo dubbio è l'allentamento monetario sancito dalla Banca Centrale Europea nel momento in cui si stabilisce di mettere sul mercato monete per 1100 miliardi e l'Italia dovrà disporre di 180, eh, le capisce che questo rappresenta un fenomeno di grande portata, anche perché agisce su altri due aspetti da un lato agisce sulla svalutazione dell'euro che è fondamentale in questo momento che noi abbiamo maggiore capacità esportativa e dall'altro lato sul calo dei tas del tasso di interesse se noi mettiamo insieme allora questo primo aspetto poi c'è il secondo dicevo prima della svalutazione dell'euro che è fondamentale e poi ancora un periodo in cui il prezzo delle materie prime Ancora oggi è calante o si sta, ecco, si sta stabilizzando sul basso? Beh, questi fattori non vedo dubbio che influiscono notevolmente. Io mi metto un po' nei suoi panni. Eh, in, dopo un discorso del genere, lei a un esame forse avrebbe chiesto e l'inflazione può. Intervenire in questo tipo di discorso eh, guardi, visto lì, lì, che la, la, la moneta messa in circolazione certo, che aumenta, però l'obiettivo è proprio questo. Siccome noi siamo in una fase può essere di, deleterio eh, questo tasso di inflazione? Secondo lei, non si, per il momento no, perché siccome noi siamo in una fase di deflazione cioè abbiamo, abbiamo prezzi molto, molto, molto bassi. È chiaro che questa immissione di liquidità dovrebbe portare il sistema economico verso un aumento dei prezzi intorno al 2%, che è quello che dall'Unione Europea. Ecco, Perché se diciamo superare... che non sempre l'inflazione è, è una cosa negativa. Cioè, no, no, assolutamente sono... quando siamo a questo punto... Dire... Controllata... Quando superano certe percentuali è chiaro che poi lì interviene la Banca Centrale per stabilizzarla. Quindi aumento dei prezzi, maggiore moneta in circolazione sì. e questo significa anche un aumento di salari? Ecco, il problema, dei salari, il problema dei salari è un problema molto serio perché noi abbiamo un livello di salari medio che in Italia, e quindi anche in Abruzzo ovviamente, è un livello che sembra a prima vista di natura in media con l'Europa, invece non lo è affatto. No. Perché lì da noi, come è noto, non sono io a dirlo ovviamente, ma sono i dati: abbiamo una forte pressione fiscale, dove poi il salario che viene dato al lavoratore è decisamente inferiore alla media europea. Quindi c'è un problema di domanda, c'è un problema di consumi e questo in un certo senso ha rallentato la ripresa dell'economia nazionale. Ma è possibile che a distanza di 14 anni dall'entrata in vigore dell'euro, noi oggi nel 2015 se risentiamo ancora di quel cambio che c'è stato l'ira euro? Certo. Cioè a distanza di tutti questi anni ancora, incide ancora così in maniera pesante quel cambio? Ma io credo di sì, l'euro secondo me noi abbiamo al, al momento due schieramenti. Un primo schieramento che è decisamente avverso all'euro, ma intendo dire non sotto il profilo perché sappiamo che ci sono alcuni partiti che sono contro l'euro, no? eh, però anche a livello accademico, intendo dire, cioè a livello di pubblicistica, stanno emergendo posizioni contrarie all'introduzione dell'euro. E poi abbiamo un secondo schieramento dove viceversa è, euro, è, come dire, è europista per definizione, no? Io, perché significa valori storici, valori di stabilità, io penso che fra questi due schieramenti vi possa essere una linea intermedia, una vocazione intermedia, cioè l'euro deve continuare ad essere punto di riferimento come moneta unica, però al tempo stesso è necessario che vi siano delle riforme tali da poter superare le difficoltà che abbiamo vissuto ad esempio con la Grecia no? e che hanno colpito. Non ce lo scordiamo anche l'Italia col famoso spread quando raggiunse il 570 punti base. È anche vero che uno Stato non è più padrone certo. della propria moneta, certo. non ha capacità di battere certo. moneta, e questo può, essere, certo. può rappresentare una, un handicap nei confronti di uno Stato perché è lui che decide quanta moneta mettere in circolazione e quanta tirarne fuori. Invece adesso è la BCE che deve tenere Questo. conto non solo delle esigenze dell'Italia ma anche di quelle certo. degli altri paesi. Questo corrisponde al vero, corrisponde al vero perché uno dei, 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 degli, diciamo così, degli argomenti che vengono posti all'attenzione di coloro che non condividono e tutta la filosofia del, della, del, della costruzione europea è proprio quello di di avere eh, perso la sovranità monetaria, che è uno dei capisaldi di uno Stato, stato sovrano. Che noi italiani no? abbiamo sentito sempre nostra, nel senso certo. che le nostre tradizioni storiche, no? a Firenze per primi si è battuto in moneta, ma a Roma lo stesso, cioè è, è questo un po' che, che noi soffriamo e patiamo, ma un po' per, per tradizione storica. Ma, secondo me, Le prime banche sono nate a Firenze, a Roma certo. si batteva moneta, eh, quindi questo è un po' e che ci fa. Influisce anche sulla credibilità del singolo paese, perché l'investitore, anche quello speculativo, se sa di avere alle spalle una banca centrale che nei momenti opportuni interviene interviene e quindi in un certo senso riesce a immettere liquidità nel sistema, non averla perché dipende dalla Banca Centrale Europea sono due cose un po' diverse, no? sono due cose diverse, lo vediamo infatti quando noi analizziamo anche i paesi europei non appartenenti all'euro, cioè dei 28 coloro che ancora non utilizzano l'euro, che corrono di più. Corrono di più, hanno una marcia in più rispetto. In più. Manca a la Polonia, quello. per esempio, sì. tra, quelli, tra questi paesi che corre molto. No? Eh, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi ripartiremo da questo, discorso, da questo discorso delle monete e verremo pure che ci sono nuove forme di scambi, perché sì. in, molti, in molte situazioni si sta tornando al baratto. Digna alla regia. Stava parlando di moneta, soprattutto dell'euro e su nuove forme di scambio, però lei in un capitolo di questo libro pone una domanda: conviene uscire dall'euro? Ha trovato una risposta. <ride> cioè, io dico questo: che eh, tutto l'impianto che caratterizza la costruzione europea si basa sulla stabilità dei prezzi, ne parlavamo prima. Aspetta, io ricordo sempre che oltre a essere ordinario di politica economica è anche eh, docente di, di economia creditizia e monetaria, quindi, sono stato eh, sono stato, stato, quindi è un esperto di, di monete ecco per questo. Eh, e quindi si basa sulla stabilità dei prezzi, viceversa, altre banche centrali, prendiamo per esempio la Federal Reserve, no? eh, oltre alla stabilità dei prezzi, al suo interno... Che cosa? La crescita economica, la lotta alla disoccupazione. Quindi eh, l'attenzione degli organi europei è stata posta solo e soltanto su questo problema eh, dell'inflazione e della stabilità, perdendo di vista viceversa quelle che sono poi le cose che più contano, non solo per l'uomo comune, ma anche per il singolo paese: che è lo sviluppo economico. Ecco, di queste cose non se ne parla, perché tutto l'impianto risente eh, dalla Bundesbank, cioè risente eh, dalla, 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 dalla volontà tedesca nel momento in cui è stato costruito. E questo, man mano che siamo andati avanti dal 2000 in poi, ha in un certo senso condizionato la crescita economica, soprattutto per quanto riguarda alcuni vincoli stringenti che noi abbiamo, tipo ad esempio il vincolo deficit Prodotto interno lordo, cioè il famoso 3%, che non si può, se no si incorre in un'infrazione. Ecco, queste cose, soprattutto nei momenti di crisi economica, soprattutto nei momenti di recessione, colpiscono oggettivamente i paesi più deboli, e tra cui, come è accaduto, per l'Italia. Eh, lo vediamo in questi giorni: nel momento in cui il governo deve necessariamente, secondo la sentenza eh, della Costi Corte Costituzionale, di eh, Aggiustare le pensioni, vediamo che c'è ecco, tanta uh, discussione, che... i famosi rimborsi, ci sono polemiche, perché? È perché già l'Unione Europea ha fatto sapere che bisogna provvedere alla copertura, perché se no usciamo dai vincoli che ci impone. Questo è un caso no, che dimostra come sia necessario provvedere a riformare alcuni aspetti del, dei trattati europei. È chiaro che in situazioni come queste chi è più forte fa legge, insomma la Bundesbank più, in questo più, momento è più eh. forte. Eh, dicevamo prima della pubblicità che c'è un ritorno a una sorta di baratto. Sì. No? che nei momenti di crisi eh, si fa sentire, Io, molti ricorderanno, quelli soprattutto della mia età, un certo eh, punto della storia italiana, quando c'era ancora la lira, no, che si trovavano degli espedienti per, scambiarli, per scambiare una sorta di moneta i gettoni telefonici ai quali si dava un valore convenzionale di 200 euro e venivano accettati come moneta corrente oppure anche altre forme di pagamento non attraverso il denaro ecco questo oggi non è, eh, non è possibile Tornare, non ci sono delle monete sono, virtuali, ancora. per esempio a livello di indice, c'è cioè i cosiddetti bitcoin, no? che sono strumenti, strumenti di, 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 di diffusione. Eh, eh, che stanno raggiungendo anche livelli ragguardevoli di sviluppo, eh, tant'è vero che credo che prima o poi la banca centrale andrà a regolamentare questi mercati. No? Eh, quindi quello che in quest'ultimo periodo la crisi ha prodotto anche questo fenomeno, che è un fenomeno che secondo me ha avuto in questa fase ha avuto una grande, una grande diffusione. E lei avrà notato anche che sul web c'è una sorta di baratto di merci: questo è quello questo questo è anche quello, dicevo, questa moneta virtuale che si chiama Bitcoin. Secondo lei il fatto di limitare il pagamento eh, al di sotto dei 1000 euro in contanti ha potuto condizionare la velocità di circolazione della moneta all'interno di un paese? Perché non tutti poi eh, sono abituati ad usare carte di credito, matte, eccetera, molti pagavano in contanti. Ecco. Il, ha frenato uh, coloro che ne hanno la possibilità ad andare ad acquistare de, dei prodotti? Io questa, direi parzialmente sì parzialmente sì, anche se il freno fondamentale è dovuto alla caduta del potere d'acquisto uh, soprattutto del ceto medio, insomma, che ha frenato notevolmente no? eh, però non avendo noi una grande come paese una grande diffusione. Noi non abbiamo la cultura alternativi, degli americani ecco, che gli strumenti, alternativi, quando... gli strumenti alternativi, certo questo ha influenzato, anche se poi l'elemento fondante è stato appunto eh, il potere d'acquisto. lei è favorevole l'innalzamento del limite minimo del, del tetto di spesa in contanti. Ma secondo me non credo che una cosa del genere potrebbe provocare chissà quali grandi... No, secondo me si può tranquillamente effettuare. In un articolo del 2007, quindi lontani dai tempi di oggi, lei si chiedeva il Partito Democratico e la sfida dello sviluppo. Ecco, questi erano i periodi in cui Berlusconi la faceva da parrone. Sì, ecco. sì. Questo articolo nasce da un'esigenza, cioè io ponevo innanzitutto un interrogativo, come coniugare il senso di equità di cui tanto si parla e si parlava allora con l'efficienza di cui si aveva bisogno per poter essere competitivi sui mercati internazionali eh, prendendo anche spunto dal clima di disaffezione nei confronti della politica che già allora stava emergendo e che adesso ha raggiunto livelli molto elevati, per cui ponevo questi interrogativi alla, a una forza che stava per nascere che è il Presidio Democratico in attesa di avere qualche risposta no? eh, che um, obiettivamente non non, stata. non ci stata non ci sono state risposte a distanza di otto anni non, non sono arrivati secondo me insomma, il problema si pone ancora con molta forza eh, perché è un problema serio che riguarda lo sviluppo di questo paese e quindi anche dell'Abruzzo cioè, quando io dicevo prima dello 0,3% di prodotto interno lordo indubbiamente è un fatto positivo che dobbiamo tutti salutare perché significa la fine della recessione ma non è Un'inversione di tendenza forte, no? nel senso che noi chiudiamo l'anno, il 2015, intorno allo 0,7, e 0,7 significa che la base produttiva non è ampia, quindi significa che l'occupazione non avrà grandi stimoli, ecco, in questo senso, e per il 2016 addirittura si parla dell'1,2, con questi tassi di crescita. Eh, il problema occupazionale sarà sempre un problema. Ecco, questo è il senso. Anche perché recuperare discorso. tutto quello che è rimasto fermo in precedenza con questi. Con questi... Con questi incrementi infinitesimali non è che ci si riesca poi nel giro di poco tempo. abbiamo presente che se noi facciamo riferimento all'Abruzzo, noi abbiamo da recuperare tra il pre-crisi 2008 e oggi circa 35.000 posti di lavoro, che per una regione piccola è un'enormità. Per l'economia della nostra regione, le banche sono ancora un'opportunità o sono dei, rappresentano degli ostacoli? Guardi, se vuole la mia opinione io sono dell'avviso che eh, se non si ripristina eh, il circuito banca impresa, cioè se non, alla luce di questi dati che stiamo adesso indicando, cioè di ripresa economica, quindi se le banche eh, non cominciano a accogliere le istanze eh, di finanziamento delle imprese, soprattutto di quelle piccole, eh bene, eh, avremo difficoltà ad agganciare la ripresa questo è il punto quindi è necessario al più presto che questo circuito banca-impresa venga ripristinato perché solo in questa maniera le imprese possono cominciare a fare investimenti possono cominciare ad organizzarsi per il futuro, a cominciare soprattutto anche a trovare nicchie dove poter collocare i loro prodotti no? e questo si fa con la volontà delle banche perché sappiamo che le piccole imprese non hanno margini no? di elevate di autofinanziamento e neanche strumenti alternativi. Anche banche, banche famiglie, perché ovviamente eh, le banche, imprese banche, producono, cioè, le famiglie consumano, se certo. non hanno i soldi, certo. come fanno a consumare? Quindi è anche quello un discorso. C'è un proliferare ultimamente di banche di piccole dimensioni, banche locali. Eh, e uno si chiede ma come mai nascono tante banche locali in un mondo eh, che va sempre di più verso una globalizzazione e quindi verso i grandi eh, istituti di credito che eh, mangiano le piccole banche e vogliono affermare il loro predominio su, su un certo territorio. Ecco, lei come spiega questo fenomeno? Ma io lo spiego col fatto che le, queste banche locali hanno oltre ad avere un radicamento sul territorio molto 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 forte, hanno una conoscenza del piccolo imprenditore, del piccolo commerciante, dell'artigiano eh, molto più diretta di quanto possono avere le grandi banche. Per cui in una fase di crisi, nel momento in cui l'intero sistema bancario rallentava il flusso del credito, queste banche, nonostante la crisi, mi riferisco soprattutto alle banche di credito cooperativo nonostante la crisi sono stati, nonostante la caduta dei consumi, sono stati in grado di accompagnare in un certo senso il mantenimento di un tessuto imprenditoriale che è di una importanza straordinaria, cioè sostanzialmente hanno calmerato no, la recessione cioè, l'hanno resa meno violenta rispetto a quella che poteva produrre sul mercato però la domanda che faccio io è questa è vero che la conoscenza diretta, quella un po' che era una volta la funzione della cassa di risparmio, certo. no? dove il direttore di filiale conosceva il cliente personalmente e sapeva se accordare o meno un mutuo, un prestito o, o cos'altro. È vero che ci sono le banche locali che conoscono gli imprenditori, se però quell'imprenditore ha avuto dei problemi. E poi quando la banca locale va a inserire i dati all'interno del terminale, il prestito se va contro le regole poste da Banca d'Italia o dall'Europa o dalla Basilea 2 non, non ce l'avrà mai, anche se quello lo conosce e sa che è una persona seria. Questo è vero, questo è vero, però se noi andiamo a vedere i dati delle BCC abruzzesi noi notiamo che loro hanno una percentuale di sofferenze che è nettamente inferiore alla media nazionale, nettamente inferiore, è nettamente inferiore anche alle casse di risparmio di cui parlavamo prima. Questo significa che questo rapporto vivo ancora esiste e eh, che eh, probabilmente questa fiducia si trasmette poi in capacità eh, creditizie da parte della banca e di rientro da, sia pure ritardato diciamo, da parte della piccola impresa. Però non dimentichiamo, non dimentichiamo un dato importante, cioè quello che diceva prima lei corrisponde al vero, nel senso che c'è stata una riforma per le banche popolari, no? eh, dove appunto devono trasformarsi in società in per le azioni, operazioni. però anche per le banche di credito cooperativo c'è una volontà... Che sono riformatrice... tutte adesso società a responsabilità limitata, sono, no, sono, sono società cooperative, cooperative a responsabilità limitata. C'è una volontà del governo eh, di procedere a una riforma anche, anche per questa tipologia di banca. Anche, che debbono avanzare un'autoriforma entro tempi molto brevi quindi come vede il mercato creditizio è in forte movimento quindi Questa dovrebbero è... trasformarsi anche queste in società per azioni? No, operazioni? Che, no, no, trasformarsi, no trasformarsi, sarebbe una, no, 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 no. una iatura, però per esempio insomma. vogliono forme di accorpamento una holding nazionale eh, l'ingresso di, di capitali esterni non solo dei soci, quindi voglio dire c'è tutto un fermento anche in questo segmento che io considero fondamentale per, per il territorio per la banca locale. Quindi eh, lei vede in una, questa rivisitazione della, della struttura delle banche di, te, di credito cooperativo un'opportunità un in più, un'occasione da cogliere? Secondo me sì, io lo vedo un'ulteriore occasione perché li rafforza, sul piano patrimoniale, li rafforza sul piano patrimoniale e quindi consente loro di essere più presenti sui mercati. Un dato che è venuto fuori ultimamente, sì. leggendo un po' i bilanci anche di queste banche, e che sono tutte dotate, alcune di queste, di grande liquidità, cosa che magari per una banca può essere un, un buon vantaggio. Che gli impieghi poi sono diminuiti. Questo come lo Ma questo lo è legato sicuramente alla crisi, cioè di fronte a un tessuto imprenditoriale che stenta a mantenere i livelli produttivi, è chiaro che il rischio da parte delle banche si è elevato e quindi c'è un forte rallentamento nella concessione del credito e quindi negli impieghi. Per cui, perché non dimentichiamo che se viene intaccato il patrimonio, interviene poi la Banca d'Italia se questo scende verso livelli che non sono più accettabili sotto il del patrimonio. Il ruolo della Banca d'Italia è ancora così importante? Ma io dico direi di sì. dire di sì, perché la Banca d'Italia è uno strumento di stabilità del sistema, no? è uno strumento che, eh, di vigilanza continua e quindi eh, stabilità, vigilanza significa efficienza e significa salvaguardia dei depositanti. Quando Mario Draghi è stato nominato presidente della BCE, tutti eh... Gli hanno detto: beh, è una grande fortuna per noi. Adesso, dopo un certo periodo di tempo, è stato realmente così? Ma io ritengo. Qualche rispondo, vantaggio abbiamo avuto? Io rispondo in maniera davvero affermativa, cioè il fatto che prima dicevamo eh, di mettere sul mercato questa enorme massa di liquidità, no, cosiddetto allentamento monetario, eh bene, questo sta, sta avendo de, 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 eh, sul mercato aspetti di, davvero rimarchevoli ed è questo è dovuto al, governo, al presidente Draghi, non per dubbio perché ha trovato molte resistenze su questo cammino. Insomma. Quindi, io guarderei con molto rispetto il ruolo che Draghi sta, sta svolgendo a favore dell'economia e quindi a favore dell'economia italiana che aveva proprio bisogno di questa immissione ulteriore di liquidità. Perché, mo, a differenza del passato, va indirizzata a famiglie e imprese. Io vorrei chiudere questa trasmissione con l'ultima parola del titolo del libro Crescita. Sì. Questa parola che sembrerebbe magica perché eh, tutti, eh, ne, parlano tutti. Eh, ne parlano tutti, ma soprattutto tutti aspirano ad una crescita no? economica, politica, occupazionale, è sempre un termine positivo che spiragli ci sono, che possibilità Qua ci sono? Io sono della, io in parte una cosa l'ho detta prima, cioè l'Abruzzo si sviluppa se ci sono le riforme a livello europeo, ma se ci sono anche le riforme a livello italiano, perché l'Abruzzo è una regione molto piccola, come sappiamo, quindi le riforme in Italia sono essenziali, questo paese ha bisogno di essere modernizzato, di essere più flessibile rispetto alle rigidità che aveva nel passato e questo è un elemento fondamentale. Per quanto riguarda l'Abruzzo, io insisto, nel dire che l'Abruzzo non è mesogiorno, l'Abruzzo al suo interno ha delle peculiarità che altre regioni non hanno dicevamo prima delle grandi imprese ma io dico ancora che l'Istat la riconosce l'Abruzzo quattro distretti industriali nel 2011 e, e, e poi c'è un circuitino esplorato secondo me, ancora non pienamente valorizzato che è quello del circuito direi eh, circuito fondamentale perché crea sviluppo, crea crescita, che è quello che va dall'ambiente e finisce col turismo e finisce con la cultura. Se noi riusciamo a mettere a sistema questi due aspetti, questo modello manufatturiero che abbiamo, che è forte perché noi abbiamo un modello manufatturiero che occupa circa il 30% degli occupati complessivi. Quindi non è un fatto marginale, è un fatto fondamentale. Nel Mezzogiorno eh, l'incidenza è intorno al 9%, 10%. E mettiamo a sistema anche quel secondo aspetto e eh, io sono convinto che questa regione può decollare, ma in senso positivo, e riprendere il cammino che è stato in un certo senso interrotto quando questa regione è uscita dall'obiettivo 1. Da allora abbiamo avuto un andamento via via decrescente. i giovani che tipo di speranza si può dare? Guardi, purtroppo... Soprattutto a coloro che eh, compiono e terminano il loro ciclo di studi, arrivano alla laurea, perché eh, molti oggi sono costretti ad emigrare, ad andare fuori per trovare un lavoro dignitoso. Questo, questo è un dato negativo. Questo è un dato negativo, eh, che ecco. Anche qui eh, è chiaro che se. ...non aumenta il prodotto interno lordo... ...non può aumentare... ...non aumenta l'occupazione... stiamo facendo non solo questo... ...ma stiamo facendo anche i conti con... ...una tecnologia dirompente... ...che riduce anche... No, ...le probabilità occupazionali... ...noi in Abruzzo cosa stiamo verificando? Stiamo verificando che... ...un'emigrazione di capitale umano... ...che sta diventando sempre più significativa... ...che non è più marginale come era una volta... E questo, secondo me, se in una fase iniziale è un fenomeno importante, è positivamente da salutare perché il giovane incontra, no? eh, si relaziona con nuove realtà e quindi arricchisce la sua professionalità, però il problema che noi abbiamo è che poi questo ritorni nella nostra regione. Questo è il salto di qualità che dobbiamo fare, perché se la regione non fa questo salto di qualità è difficile che possa dare occupazione a giovani laureati o a capitale umano. Ecco lei che, che tutti i giorni ha contatti con gli studenti, soprattutto con studenti di economia, che quindi sono... Eh, chiamati direttamente a dare delle risposte sotto questo aspetto. Lei che cosa eh, raccoglie? Che, che cosa dicono gli studenti? C'è un pessimismo latente oppure c'è una, una sorta di ottimismo? No, io purtroppo eh, devo dire che prevale sicuramente la prima tendenza. Eh, questo pessimismo che è abbastanza diffuso tra i giovani e quindi l'esigenza eh, di andar via per formarsi eh, e questo ripeto è un elemento sul quale eh, la regione deve lavorare perché è fondamentale che i giovani più bravi, più capaci, certo, in una prima fase possono andare pure fuori ed è giusto che vadano, però poi devono essere un po' eh, il fiore all'occhiello di una regione che pensa che lavora e che crea sviluppo. Perché fino alla laurea l'Abruzzo li può accompagnare anche con eh, studi di qualità. Certo, poi certo. però vengo Noi vengono Noi abbiamo una forte attrattività universitaria come regione. E questo già potrebbe essere un, un primo passo, un primo tassello. Grazie, Grazie al professor Giuseppe Mauro, ricordo Grazie. il libro L'Abruzzo, l'Europa e la crescita, l'ultima opera del professor Mauro. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.